Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi andrò a recensire un microfono wireless, un accessorio per smartphone e macchine fotografiche eh, piuttosto costoso per essere un microfono, ma eh, veramente molto interessante e utile per avere un ottimo audio eh, nei eh, vostri filmati. È inoltre possibile utilizzarlo anche con le action cam che eh, hanno l'ingresso apposito per il microfono esterno. Il microfono arriva in eh, questa bella e robusta valigetta che permette di eh, trasportare tutti i componenti in sicurezza. Al suo interno troviamo il trasmettitore al quale andrà eh, collegato il microfono e il eh, ricevitore che eh, invece andrà collegato al telefono o alla camera. Sono presenti eh, due cavetti con jack audio. Questo con i quattro poli per collegare lo smartphone, mentre il secondo è da usare con le camere. È incluso poi un microfono e due cavetti USB per ricaricare ricevitore e trasmettitore. Infine, sono presenti anche un attacco a vite e un treppiede. Il funzionamento è molto semplice, bisogna montare lo smartphone sul ricevitore è presente un blocco per evitare che eh, il telefono si possa sfilare. Possiamo ora collegare il ricevitore allo smartphone tramite il cavetto fornito. Qui in alto è presente anche un attacco per la cuffia se vogliamo sentire eh, nel, nel mentre stiamo registrando eh, e eh, in basso si trova invece l'ingresso USB per la ricarica. Ora eh, prendiamo il trasmettitore e eh, colleghiamo il microfono fornito. Possiamo a questo punto accendere il trasmettitore e anche il ricevitore. La connessione tra i due apparecchi avviene in pochissimi secondi e eh, in modo del tutto automatico. La procedura quindi, eh, come potete vedere, è, è semplicissima e è velocissima. Nel caso in cui non si dovessero associare correttamente potete resettare il trasmettitore. Quando è spento quindi basta tenere premuto per 3 secondi il tasto di accensione, la luce incomincerà a lampeggiare e da questo punto si può accendere il ricevitore per effettuare la nuova associazione. Una volta acceso il trasmettitore mostra alcuni dati sul display. Ed è inoltre possibile cambiare il canale eh, del eh, segnale nel caso in cui ci siano dei disturbi dovuti ad altri dispositivi wireless. È presente un attacco al quale collegare una fonte audio esterna così da poterla usare ad esempio come eh, musica di background oppure per aggiungere una voce alla traccia il tutto mentre stiamo registrando. Ora però passiamo a vedere come si comporta all'aperto e eh, la qualità dell'audio che eh, si riesce ad ottenere. Eh, quello che state sentendo adesso in questo momento è l'audio ottenuto direttamente dal microfono del mio Samsung S7. Oggi eh, come potete vedere c'è molto vento e eh, questo si ripercuote anche sull'audio. Eh, si sente infatti molto rumore e eh, la voce risulta discreta se eh, lo tengo piuttosto vicino. Bene, adesso ho collegato il nuovo microfono, ho associato trasmettitore e ricevitore e, e quello che state sentendo in questo momento è l'audio appunto ottenuto attraverso il microfono. Il vento è sempre forte, eh, la qualità dell'audio però come potete sentire è eh, decisamente migliorata, eh, la voce è più pulita, il rumore si è attenuato e eh, appunto la qualità in generale è eh, decisamente superiore eh, rispetto al microfono del solo smartphone. Ora posso appoggiare lo smartphone sul treppiede e incominciare a muovermi liberamente, visto che eh, non ho nessun cavo che eh, mi impedisca di eh, spostarmi. Il microfono è indossato quindi la qualità dell'audio è sempre ottima e posso tranquillamente spostarmi entro eh, alcuni metri dallo smartphone. Aumentando la distanza il segnale incomincerà a perdere la connessione e quindi avremo eh, delle, eh, dei disturbi nell'audio eh, che eh, aumenteranno più mi allontano. Ora andremo a fare una prova per quanto riguarda la distanza, comincerò ad allontanarmi dallo smartphone, eh, vediamo fino a quando il segnale verrà ricevuto, man mano eh, si incominceranno a sentire dei disturbi nell'audio, fino a quando non perderò completamente eh, la voce. Io mi allontano, forse uscirò anche dall'inquadratura, ma comincerà a perdere, ma eh, direi che la portata è comunque ottima. Per concludere questo microfono eh, l'ho trovato eh, veramente un buon prodotto sia per la semplicità nell'utilizzarlo sia per la qualità dell'audio che si ottiene, il prezzo anche eh, lo trovo adeguato per il tipo di prodotto che si riceve. Vista comunque la spesa non eh, indifferente trovo questo tipo di microfono perfetto soprattutto per blogger, eh, youtuber o eh, videomaker che eh, lo troveranno sicuramente molto utile. Spero che la recensione vi sia stata utile, se avete qualche domanda potete sempre scrivermi nei commenti, se eh, siete interessati a seguire i miei prossimi video ricordatevi di iscrivervi al canale con il tasto qui sotto. Saluti a tutti e alla prossima recensione.